Eccoci, come vi avevo annunciato nel video dedicato al culti lunari, iniziamo questa piccola serie di semi di luna con dei piccoli suggerimenti relativi ad ogni lunazione che affronteremo durante l'anno, in modo tale da poter avere degli spunti sia per la pratica sia per il rito, che possano guidarci durante tutto l'anno. Prima di iniziare con questo piccolo, spero gradito contributo, vi vorrei suggerire, come avevo già fatto nel video che vi metterò poi nelle schede e anche giù nei commenti, nella descrizione del video, di iniziare un diario lunare, dove appuntare, tutto quello che quello che vi accade a livello personale in base alle lune. Fare proprio un'osservazione e tenere traccia di questo andamento e, diciamo, dopo 2 o 3 mesi iniziare a analizzarlo e vedere che cosa esce fuori, se eventualmente ci sono delle similitudini tra le vostre emozioni, i sogni che fate, anche l'attitudine mentale, diciamo, i pensieri, come uno si sente, lo stato di benessere generale in funzione delle varie fasi lunari. Quindi se c'è una corrispondenza, in modo tale da poter anche prevenire un attimino quello che può essere un disagio, ecco, di base, e poter lavorare poi su quello sia nelle pratiche del novilunio, quindi pratiche più interiori, sia nel rito del novilunio, del plenilunio, dove possiamo invece andare a dare forza al cambiamento che vogliamo creare. Quindi utilizzeremo e lavoreremo proprio in armonia con i cicli lunari, non solo per onorare la natura stessa e tutto ciò che ru le ruota intorno, quindi i nostri antenati, gli spiriti di natura, ma anche noi stessi, proprio perché noi facciamo parte di quelle fasi lunari, noi facciamo parte di quel ritmo naturale in quattro tempi, ci caratterizza anche noi, e quindi tenere un diario lunare potrebbe aiutarci a entrare maggiormente in questa sintonia, proprio come un tempo, come vi parlavo nel precedente video, si accorge di questa connessione tra la vita, la crescita, la decrescita e la morte, poi infine di nuovo la vita. Quindi queste fasi lunari scandivano comunque la vita umana. Abbiamo poi perso col tempo questa attitudine a collegarci agli eventi naturali. Quindi iniziare, secondo me, con la luna è un modo un po' ancestrale per ritornare a questa unione con la natura, a sentirsi parte della natura e dei suoi cicli. Ecco, questa è la premessa. Poi liberissimi di non creare questo diario rituale. Non è un problema, è solo uno strumento in più, secondo me. A me ha aiutato tantissimo, e per le donne che hanno ancora il ciclo mestruale consiglio anche di inserire come informazione in questo diario lunare proprio anche la fase del ciclo e quindi anche fare una connessione tra la fase del ciclo e appunto le emozioni, i sogni, l'attitudine che abbiamo in quel momento. Cominciamo con la prima luna di questo ciclo annuale, che, come vi ho spiegato già nell'altro video, per me inizia nella fase buia dell'anno, quindi nel momento di discesa. La prima luna dell'anno è quella che risiede nei primi passi verso l'inverno, quindi nella discesa che ci porta alla grande porta di Samhain. E di conseguenza la luna delle foglie cadenti, appunto, è quella che inizia il 6 ottobre con il novilunio e ci porta appunto ad analizzare tutta questa energia che scende, che va verso le radici e va verso quel qualcosa di essenziale che prima di espanderci e progettare e ottenere e raccogliere, abbiamo bisogno di esplorare, secondo me. Quindi ecco perché, per come concepisco io e come mi sono rapportata io a Madre Natura, a Madre Terra, vedo questa luna collocata lì, quindi non nella primavera, come spesso invece accade, quindi questa luna già germogliata, senza però aver costruito delle basi prima.
Quindi per me l'inizio coincide proprio con la costruzione delle basi e quindi la colloco proprio in questo tempo naturale. Perché l'una delle foglie cadenti? Perché, come vi dicevo, le mie proposte si basano essenzialmente sull'osservazione della natura e quindi ho scelto proprio il tema naturale per nominare queste lune. Poi è un nome anche che si trova già, diciamo, accademicamente, ecco, diciamo così, l'ho già risentito un attimino questo nome delle foglie cadenti. Si chiama anche appunto luna del sangue, luna dell'uva, proprio per intendere proprio questo cambiamento, questa trasformazione, questa grande macerazione di noi stessi, no? Proprio come accade in natura, perché le foglie cadono, perché l'albero inizia a ritirare la sua energia per nutrire proprio le radici in un tempo in cui dovrà appunto pensare solo a sopravvivere più che a espandersi con le foglie. Per quello ci sarà un altro tempo, quindi non mandando più la sua linfa alle foglie, le foglie moriranno, di conseguenza la foglia cade, va a costituire proprio un mantello per Madre Terra e per i semi che sono già caduti con i venti, i primi venti autunnali, ma anche dai fiori a fine estate, e quindi si crea proprio un mantello di custodia dei semi. E questo per me è un'immagine bellissima, perché io associo tantissimo i semi, oltre alla nuova nascita, quindi a quello che ci aspetta poi in primavera, anche agli antenati, che appunto sono sempre lì pronti a nutrirci e a donarsi a noi. Quindi in una concezione dove la vita rinasce, i semi sono appunto gli antenati che poi riprendono forma in questa materia, in questa vita. E quindi lavoro tantissimo io, ad esempio, con i semi in questo periodo, a parte raccoglierli, selezionarli poi per le prossime semine, però mi piace moltissimo utilizzarli nelle tisane, ad esempio, negli incensi, anche nei lavori magici, quindi anche nei sacchettini inserisco molto i semi. Mi piace molto come simbolo proprio di questo periodo. E quindi potete sfruttare questo consiglio durante, per esempio, il rito del plenilunio, ma adesso ci arriviamo. Come dicevo, un altro nome di questa luna è anche luna di sangue, perché era un periodo nel quale cadeva appunto questa luna, in cui si utilizzava, diciamo, la pratica della macellazione per uccidere tutti gli animali che non sarebbero sopravvissuti all'inverno, per nutrirsi della carne fresca nel periodo. Infatti poi ne parleremo meglio per il rito di Samhain, ma i banchetti che venivano fatti erano proprio derivavano proprio da questo, quindi da queste macellazioni, dove si mangiava prevalentemente la carne che non poteva essere essiccata. E quindi si faceva questa grande riunione di tribù e si consumava insieme il cibo prima dell'inverno, si faceva una sorta di scorpacciata come fanno gli animali prima di ritirarsi nel letargo e anche un po' nella miseria, diciamo. Dobbiamo sempre contestualizzare dove sono nate queste feste, quindi non c'erano i supermercati, non c'era il riscaldamento, c'era solo quello che la natura in quel momento aveva offerto e il lavoro dell'uomo aveva prodotto. Quindi se il raccolto era andato male, l'inverno era veramente duro, era molto difficile, quindi cerchiamo di contestualizzare sempre tutti i significati e i simboli laddove sono nati, ecco, perché altrimenti poi facciamo delle cose a livello rituale che magari non c'entrano assolutamente niente, non sappiamo nemmeno perché e non hanno alcun senso a livello di impatto emotivo, di intenti. Quindi mettiamo lì un intento perché l'abbiamo letto sul libro, però non capiamo il perché. Quindi secondo me la cosa importante è anche questo. Poi per quanto riguarda Samhain ne parleremo a lungo poi in un altro video dedicato proprio a questa festa, quindi quando parleremo delle otto feste. Per quanto riguarda la luna, appunto la luna di sangue, si onoravano intanto gli antenati innanzitutto, ma c'era appunto questa ritualità, diciamo, della macellazione nell'arco di questo tempo. È chiaro che non sappiamo se fosse veramente nei tempi di luna nuova, di luna piena o in occasione dei banchetti di Samhain. Diciamo che nel periodo accadeva questo, quindi questa macellazione rituale. Oggi la macellazione
anche se non è rituale, avviene ogni giorno e quindi ti invito anche a fare una riflessione su questo evento, chiamiamolo evento, che accade adesso in questo momento, anche mentre guardate questo video. Milioni di animali vengono macellati per la nostra tavola o sfruttati per i loro prodotti. Forse è il tempo questo di provare soltanto a ragionare sul rapporto che abbiamo con il cibo e con questo tipo di eventi. Ecco, magari durante l'anno non ci pensiamo, ma adesso è venuto proprio il momento di andare al nocciolo della questione, all'essenza, e riflettere su come la nostra vita crea anche questi eventi, come li organizziamo noi, come li fomentiamo, come li nutriamo. E molto onestamente ne siamo parte, perché per quanto uno possa togliere, non fare quello, non mangiare quello e non fare quell'altro, però siamo comunque inseriti all'interno di una realtà in cui accade questo. Come dico sempre, l'unico modo per essere a impatto zero sarebbe essere morti, ma solo nel caso in cui ci sotterrino in terra piena e non in una bara, perché altrimenti non saremmo già più a impatto zero nemmeno in quel caso. E quindi quello che possiamo fare è mediare, quindi trovare il nostro punto di mediazione tra calpestare e offendere la terra e camminarci con piedi leggeri. Sono due punti di vista, secondo me, molto diversi, quindi camminare con piedi leggeri può comprendere una serie di riflessioni e azioni a beneficio di Madre Terra, e quindi io presumo che se siamo su questo percorso, se pratichiamo i riti lunari, stagionali, se Madre Natura è ciò che abbiamo di riferimento come divinità, io credo che sia essenziale onorarla con atti concreti, più che solo con riti e offerte magari di erbe strappate. Ecco, cioè è solo un punto di vista, il mio forse un po' fuori contesto, perché non, a parte pochissimi libri e pochissime testimonianze, vedo sempre ricorrere nelle offerte, ad esempio appunto il fiore reciso. Ecco, Madre Terra lo ha già quel fiore, perché prima che noi lo togliessimo a Madre Terra era lì nella terra. Quindi forse ora, in questo tempo, dove c'è bisogno di cambiare, fare veramente un cambiamento interiore che si rispecchi poi nel mondo reale, quindi tutti ne possano trarre beneficio, anche Madre Terra, c'è bisogno di riflettere sul nostro contributo alla causa, diciamo, al benessere di Madre Terra e quindi di noi tutti. Quindi questo è un periodo veramente importante, dove noi scendiamo, dove meditiamo, dove possiamo davvero trovare la risposta alle nostre domande, e quindi anche chiedere come posso migliorare il mio rapporto con Madre Terra, che tipo di cambiamento io mi sento di apportare in questo tempo. E questi intenti si possono portare nel rito, li possiamo portare, possiamo meditarli nella fase di luna nuova, perché è una fase che ci aiuta appunto a meditare, a entrare in noi, a trovare l'essenza. Possiamo in questa fase divinare, quindi chiedere anche agli oracoli appunto come poter onorare al meglio questo tempo. Ma poi nel rito di luna piena è il momento di esternare questa dichiarazione di intenti. Quindi iniziare a dire: io decido che da oggi il mio contributo sarà questo, piuttosto che un altro intento. Ecco, quindi in luna piena si possono onorare gli intenti che durante la luna nuova possiamo appunto recuperare, entrando ancora di più in noi stessi. Quindi queste due fasi non sono mai slacciate tra di loro, sono sempre connesse, e vedrete che poi nel lavoro insieme le fasi di luna nuova creano le basi per gli intenti da portare nel rito di luna piena. Quindi si possono, diciamo, gli intenti si possono recuperare anche qualche giorno prima della luna piena, non occorre farle luna nuova, però è ovvio che l'energia di quel periodo porta maggior consapevolezza, porta anche maggior capacità di capacità intuitiva e capacità di scendere proprio nella profondità di noi, dove appunto possiamo trovare quello che ci serve.
Ecco quindi che il significato di questa luna delle foglie cadenti prende il suo pieno simbolismo, quindi gli spiriti, gli antenati, gli animali sacrificati diventano piccole foglie che cadono e possono essere onorate sia nel rito di luna nuova, se sei abituato a ritualizzare luna nuova, oppure proprio nel rito di luna piena con un vero e proprio rito di ringraziamento. E quindi portare per loro appunto o un cambiamento, che secondo me è la cosa più fantastica che possiamo fare, quindi il nostro impegno a cambiare, oppure proprio anche delle cose specifiche, ad esempio se stiamo cercando di trovare un contatto con gli antenati, di trovare la nostra radice, possiamo anche come intento impegnarsi a fare questo, quindi a fare ricerche, a studiare, a cercare magari una guida che ci possa portare a scoprire, diciamo, un attimino anche a livello più interiore, più e più meditativo proprio la nostra chi abbiamo dietro di noi, ecco. Nel rito del plenilunio, quindi, oltre a poter portare il nostro intento di cambiamento, di maggiore attenzione alla nostra pratica, di potenziamento delle nostre pratiche, di approfondimento delle nostre pratiche, possiamo portare anche la celebrazione proprio semplice, desiderosa semplicemente di essere un onore a Madre Natura, della fine, quindi della morte intesa come fine, ma anche come morte, perché questa fase della vita è una fase della vita e rifiutarla non semplifica il rapporto che noi abbiamo con la vita stessa. Far finta che non esista non ce la fa evitare innanzitutto e non ci permette neanche di toccare quelle note che la morte porta. Quindi è un momento perfetto, ma lo sarà anche poi il momento di Samhain, quindi ci sarà tempo poi per fare un lavoro anche un pochino più profondo. Ma intanto iniziare a prendere consapevolezza con questa morte, che cosa vuol dire, come poteva essere vissuta dai nostri antenati la morte, quindi da un momento all'altro vedere qualcuno che fino a prima era in piedi e stava piuttosto bene, vedere che magari non si sveglia più nel sonno. Che cosa poteva significare per questi nostri antenati la fine della vita? Sono tutte domande esistenziali che richiederebbero, penso, mesi di meditazione su un monte, però questo tempo ci offre questa energia di chiusura e di ricerca. Quindi sono domande, secondo me, che possono essere fatte in questo periodo, chiaramente tenendo sempre presente che a questa chiusura, a questa morte, a questa fine, segue poi una rinascita, quindi c'è sempre qualcosa dopo e per quel qualcosa dopo è importante lavorare, quindi si lavora sulle radici, su questa base della nostra esistenza, per poi pian piano crescerla al di sopra. È importante questa riflessione, secondo me, in questo periodo, soprattutto in questo periodo storico, ecco. Quindi questi sono per il momento i consigli che ti posso dare su questa lunazione delle foglie cadenti. Se ti piace l'idea di lavorare in maniera più specifica e più anche guidata passo per passo, nella descrizione del video trovi il link per poter acquistare il PDF della luna delle foglie cadenti, che ha un contributo di 7 euro, ti arriva in PDF tramite mail, quindi puoi lavorarci tranquillamente dove vuoi, non c'è bisogno di organizzare orari, a meno che tu non abbia bisogno di parlare faccia a faccia, allora ci organizziamo tranquillamente per sentirci, ma altrimenti è un lavoro completamente indipendente, quindi hai tutto quello che ti serve all'interno di quel PDF, suddiviso in pratiche di luna nuova e rito di luna piena, con una bella descrizione del periodo, di tutti i simbolismi del periodo. Trovi poi il mandala da colorare, se ti piace l'idea lo puoi stampare, lo colori e lo puoi mettere nel tuo grimorio o nel tuo diario rituale se l'hai fatto. La ricetta per il banchetto, prevalentemente sono sempre biscotti, quindi sono cose dolci, che puoi fare i famosi biscotti a falci di luna, dolcetti della luna piena, come vuoi, con gli ingredienti della stagione, perché anche il cibo è importante che sia in linea con il ritmo del periodo, quindi come ne parlo molto più approfonditamente nel percorso delle stagioni, dove c'è un ricettario intero dedicato ad ogni stagione, praticamente dall'antipasto fino al caffè stagionale, la vibrazione del cibo
del cibo di stagione ci porta quella vibrazione all'interno di noi, quindi ci aiuta ad armonizzare le nostre vibrazioni, le nostre frequenze a ciò che è quel cibo lì. Quindi è importante perché appunto con un semplice gesto, quindi la semplice attenzione al cibo, possiamo veramente già all'interno di noi fare un grande lavoro di armonizzazione alla natura e vivere in maniera anche più radicata, quindi vedere anche, appunto, provare a rivivere come si viveva un tempo, no? Quindi d'inverno mangiamo le cose invernali, magari i pomodori li lasciamo da maggio in poi, proprio perché il pomodoro a dicembre, cresciuto in serra, per quanto sia un alimento e sia sempre benedetto ciò che arriva dalla terra, è qualcosa di artificioso e costruito. La condizione naturale per la pianta di pomodoro non è dicembre, e quindi la vibrazione di quel tipo di cibo non è quella stagionale. Ecco perché anche nei biscotti, semplicissimi biscotti per un banchetto lunare, saranno fatti tutti, troverai proprio le ricette per i biscotti con, ad esempio adesso facciamo le castagne, le noci, quindi diciamo che sono piccoli spunti anche quelli che puoi utilizzare per migliorare la tua pratica, per portare delle riflessioni. Poi ognuno è libero di fare o non fare, cioè io propongo degli spunti. Nel PDF trovi anche poi due pagine che puoi stampare oppure puoi compilare online tramite la modifica del PDF, dove ho fatto un piccolo riassunto di le cose di cui tenere traccia, sia il Novilunio che il Plenilunio, quindi in ogni PDF le ritroverai, però se ti fa piacere appunto le stampi, le compili e ti possono diventare proprio come un diario rituale lunare, quindi alla fine delle 12 lune di quest'anno ti avrai 24 fogli compilati con tutte le tue pratiche di queste fasi e avrai praticamente compilato il tuo diario rituale che puoi usare anche gli anni successivi poi per riguardare, modificare la pratica o ripeterla magari proprio in base a quello che insomma sono i tuoi intenti. In ultima cosa poi ti dico che nella bottega, e ti lascerò anche di quello il link, trovi le candele e gli incensi per celebrare il periodo di luna nuova e luna piena. Sono candele in cera vegetale, quindi non troverai appunto candele di paraffina o altri elementi che inquinano e lasciano residui, e tra l'altro le candele in cera di soia sono anche molto durature, quindi potrai anche riutilizzarle più volte, quindi a meno che tu non appunto crei degli intenti per i quali ci voglia appunto la candela che brucia totalmente, altrimenti potrai, per esempio, la candela della luna nuova la potrai spengere, tenerla da parte e riutilizzarla per un'altra luna nuova. Io di solito con una candela ci faccio almeno due volte. E quindi queste sono le mie proposte. Questo è stato il primo video dei semi di luna e ci vediamo poi sicuramente per parlare di sewing più avanti. E poi per tutte le altre lune, quindi per il momento ti saluto e grazie mille. Se poi mi vuoi lasciare un commento sotto per farmi sapere cosa ne pensi, e anche se hai celebrato, praticato, se hai acquistato il PDF e ti è piaciuto, mi fa piacere insomma che tu me lo faccia sapere. Quindi grazie e alla prossima.